siamo, a meno di clamorosi ribaltoni, ma non penso sia il caso, a prenderci questo ennesimo campionato. Sulle due partite, che dite? Inizio innanzitutto da quelle di Vallecas nell'infrasettimanale. Io avevo analizzato un po' le statistiche, avevo visto come il Raio, a me devo dire la verità, sembrava abbastanza strano, come fosse l'equipo con la peggior difesa in Liga, però poi andando a vedere l'atteggiamento che ha la squadra, cioè, vero, e ho visto anche nella partita che è una squadra che non ha avuto paura, cioè l'atteggiamento che ha per giocare, di trovarsi anche in situazioni scomodissime, addirittura con tre uomini a fronteggiare la MSN, praticamente un 3-3 che qualunque squadra, cioè pure una forte, tipo, che ne so, il Bayern, tenderebbe ad evitare. Diciamo che mi ha fatto capire come fossero la peggior difesa in Liga e ho detto vabbè, questo qui dovremmo, non dico passeggiare, perché alla vigilia, come hai detto tu Max, non è niente facile, quindi può succedere di tutto, però comunque alla fine ho assistito ad una partita dove abbiamo sprecato parecchie occasioni al di fuori anche dei gol che abbiamo fatto, e diciamo con un po' di cinismo, altro che 10 gol come li ha fatti il Real, ne avremmo potuti fare anche 20, però diciamo è stato un impegno che abbiamo gestito abbastanza, in modo abbastanza agevole, grazie anche appunto all'attacco che in quella partita è stata la prima difesa, quindi ha sfruttato anche un po' questa, diciamo, questa defaianza che ha il Raio di giocarsela con tutti a viso apertissimo, se non aperto, apertissimo, perché aveva il baricentro spesso e volentieri alto quanto il nostro. Invece mi ha fatto rimanere un poco, diciamo, molto più sorpreso Lea Bar inizialmente nel match di domenica, perché comunque ho notato una squadra molto più arcigna, che forse merita qualcosa in più della posizione che occupa, perché ho assistito ad un primo frangente di gara, cioè quello subito immediatamente all'1-0 che abbiamo fatto con Murillo, dove diciamo attaccavano molto sfruttando la sinistra, che ho reputato l'anello debole di quei 90 minuti, e ci hanno spesso impensierito con qualche spiovente di troppo che magari poteva impensierire, è bravo. Però grazie soprattutto ai tanti chilometri che hanno macinato Rakitic e Busquets, che qualcuno infatti mi aveva anche punzecchiato dicendo vabbè, ma come fai a dire francese che con lei a barra ha brillato Rakitic, quando io ho detto, non ho detto che ha brillato, ma non ho detto nemmeno che è osceno, perché il suo lavoro su quella, su da tutti e due i lati del campo, sia a sinistra che a destra, grazie anche a Busquets, è stato fondamentale per fare il lavoro sporco, per bloccare le troppe sortite che stavamo avendo, e soprattutto per innescare Leo che e Suarez lì davanti, che poi di fatto hanno deciso la partita, soprattutto Leo con il 2-0, che è praticamente una gemma, perché farci 30 metri di campo e poi piazzarla all'angolino, cioè lo fanno solo i mostri. Quindi merito soprattutto alla squadra, che in un momento con impegni così ravvicinati dimostra ancora che il reparto nevralgico, ancora prima della MSN, è il centrocampo, che pure magari quando una squadra come l'EA Barra oppure come il Raio, che vogliono anche essere abbastanza irriverenti, trovano magari qualche piccolo anello debole, sopprimono a tutte le lacune possibili e immaginabili nel campo, coprendo bene la zona e rendendo tutto più semplice anche per i tre lì davanti, che fanno gol a grappoli. Quindi perciò la squadra forte sì, l'ho notata ancora di più proprio contro questo impegno dei baschi, dove diciamo è stata una squadra molto, ma molto olandese, cioè oserei dire quasi a tutto campo, però grazie appunto al lavoro di corsa, che è ancora più indispensabile del tiki-taka in varie fasi del gioco. Senti Giuseppe, invece tu che ti hai aspettato il solito Barça, oppure hai visto anche cose nuove, ti ha sorpreso anche
quello che Luis Enrique ha mandato in campo, questo turnover che sta andando anche abbastanza bene diciamo, sia come prestazioni ma anche come risultati. Sì, Max, innanzitutto dico che Francesco ha fatto di entrambe le partite un'ottima analisi, dal punto di vista, infatti, dal punto di vista tattico, sia proprio sulla spiegazione del gioco, appunto, che c'è stato del Barça, sia nella prima partita che nella seconda, con il Rayo e con l'Eibar. In particolare io dico sì, che il turnover, come dicevamo la scorsa volta, proprio ne discutevamo anche con Andrea, appunto, diciamo che il turnover sarebbe stato sicuramente molto importante, e proprio per far rifiatare anche alcuni giocatori che si sentono ormai adesso, forse magari adesso stanno un po' accusando la stanchezza di tutte le partite fatte sino a questo momento. Un po' il più bersagliato purtroppo è sempre il nostro Rakitic, al quale facciamo anche gli auguri dato che compie 28 anni. E Rakitic purtroppo, come diceva Francesco e come abbiamo detto tante volte, fa un lavoro sporco in mezzo al campo, che magari può essere non bello da vedere a livello, diciamo, qualitativo, ma quantitativamente Rakitic aiuta tantissimo la squadra. D'altronde dall'anno scorso è uno dei titolari inamovibili del gioco di Lucio. Però ecco, dobbiamo dare ragione anche a questi cambi che ci sono stati, questo turnover che ha fruttato appunto un buon gioco, e non ci sono stati anzi stravolgimenti dal punto di vista della squadra, in base anche, magari ci poteva essere anche un po' di insicurezza quando tu togli determinati giocatori e ne inserisci qualcuno per il turnover. Però c'è anche da dire che molti giocatori messi in campo da Luis Enrique per il turnover hanno giocato già diverse partite precedentemente, magari un po' più con il contagocce, invece adesso torneranno utili per un po' più di continuità. Questo che cosa significa? Che Luis Enrique ha fatto benissimo in precedenza, nelle altre partite, a inserire questi giocatori poco alla volta, perché poco alla volta hanno imparato ad inserirsi perfettamente nel gioco del Barça, nel gioco dei titolari, perché che cosa succede? Quando tu hai una squadra di 11 giocatori tutti titolarissimi, è normale che non vuoi toccarla. Invece Luis Enrique in alcune partite è stato anche osato molte volte far rifiatare determinati giocatori per inserirne altri, per cercare proprio di dare una forma diversa proprio al gioco, anche alla squadra, ma per mantenere comunque la struttura stessa dell'organico. Quindi in questo caso io dico che il turnover è stato utilissimo, in queste partite si è visto, ci è tornato molto utile e tornerà utile per il proseguo della stagione, e si vedrà anche in partite più importanti, credo. Però ecco, in queste due partite mi è piaciuto molto l'atteggiamento, anche perché nella partita con Rayo, che giustamente, come dicevamo un po', dicevamo poco fa, non andava sicuramente sottovalutata, perché queste squadre hanno il problema di chiudersi, di giocare tutte molto in maniera difensiva. Quindi quando tu vai ad attaccare, o sei continuo nell'attaccare, soprattutto non perdi lucidità in difesa, perché sono squadre pericolose, un piccolo contropiede e possono anche rischiare di farti perdere la partita. Quindi ripeto, però siamo stati molto bravi, perché nella partita con Rayo Vallecano siamo arrivati sul 3-0 prima che loro potessero fare gol praticamente. Infatti mi sa che verso il 60° c'è stato il gol del Rayo Vallecano, poi la partita è stata completamente chiusa con il 5-1, mi ha fatto anche piacere il gol di Arda Turan, che si è sbloccato, mentre nella partita con l'Eibar, come diceva Francesco, dopo qualche primo sussulto iniziale della squadra, che si era resa pericolosa con un paio di giocatori, tra cui Basson, che mi sa che è il giocatore in prestito dall'Atletico Madrid, e non c'è stato granché, perché anche il Rayo Vallecano aveva avuto la partenza sprint. Però ecco, siamo riusciti sin da subito anche con lei a fare un gol che ci ha dato un po' più di tranquillità, e siamo riusciti a gestire completamente la partita. D'altronde noi siamo fatti così, quando arriva l'1, il 2-0 cominciamo a prendere completamente
possesso del gioco, del tutto, è a schiacciare gli avversari, perché non tendiamo a mantenere soltanto il vantaggio, ma tendiamo proprio ad aggredire la squadra mettendola alle corde, e quindi inevitabilmente la partita poi dilaga con un 4-0, un 5-1, sono risultati sono risultati giusti per una squadra che fa un ragionamento del genere. Soprattutto, ecco, non permette a queste piccole squadre di farsi aggredire, come potrebbe succedere. Queste partite, ripeto, possono essere le più difficili, perché non sempre sono portate avanti faccia a faccia. Quindi, ripeto, mi è piaciuto molto queste ultime due partite, sono rimasto soddisfatto, 9 gol, un solo gol subito, 9 gol fatti, e ovviamente sono tutti punti, ci portano così a 72 punti in classifica, che è un bel bottino per questo diciamo punto della stagione. Senti, mi date invece un giudizio sulla prestazione di Arda Turan, perché in queste ultime settimane, poi è stato rimarcato anche nella partita, insomma, contro il Raio, dove noi qui in Italia abbiamo assistito a uno scandaloso commento da parte di Fabio Capello, no, su Fox. Chi è Fabio Capello? Chi è Fabio Capello? A Roma si direbbe un gran lo diciamo. È un grande allenatore, è un grande allenatore, perché voglio dire, però rimane un madridista. Va detto, Max, che sei un grande allenatore, però ha avuto, non so cosa, forse non ha visto bene, forse non ha voluto vedere, diciamo così, ciò che è successo in quella partita. No, vabbè, però poi sì, esatto. Ecco, comunque noi abbiamo visto questa, già in quella partita, insomma, è arrivato alle orecchie, diciamo, degli italiani che seguivano su Fox, ma noi già ne stavamo dibattendo se Arda è da Barça, se Arda può essere un giocatore integrato all'interno di questo equipo, eccetera eccetera. Voi sapete quello che penso io. Per me Arda Turan è un gran giocatore, un giocatore che ti permette, che c'ha anche quella cattiveria giusta che serve, ma che c'ha anche quella con dei piedi sopraffini per quello che ha. Però è normale che Arda sta giocando da gennaio, non sta giocando da agosto, da settembre, quindi ora, giusto, secondo me deve, è normale che deve aspettare partita, perché non ha il 100% degli schemi. Ecco, secondo voi anche questo gol e queste due partite dove lui ci ha fatto un buon turnover, come lo vedete? Lo vedete con più fiducia? Entra meglio, Francesco? Ma l'ho visto bene anche in una delle prime battute contro l'Espagnol in Coppa del Re. Tanto è che dopo la prima partita io l'ho ribattezzato il giocatore con il dono dell'ubiquità, perché veramente è in grado in attacco, mentre sta da un lato della fascia all'altro, e poi comunque spesso e volentieri magari si abbassa così da attirarsi appresso qualche difensore e rimanere addirittura gli spazi liberi a Messi. Cioè, quindi è un giocatore che che sta assimilando pian piano gli schemi di Luis Enrique, comunque ti può creare qualche giocata un po' diversa a cui magari fa bene al Barça stesso come variazione di soluzioni a partita in corso. Cioè, mi sembra, oltre che sciocco, veramente di parte sparare su Arda Turan solo perché gioca nel Barça e non nel Real. Alla fine consiglio a Capello di rivedersi un po' con le caratteristiche che sono quelle del turco, perché può essere utilissimo anche in fase di movimenti senza palla, quando può innescare le punte facendo ballare le linee difensive, cioè, ma non proprio i difensori, perché non è un funambolo, ma proprio la linea difensiva può rompere qualche sottile equilibrio che magari gli avversari si preparano per ostacolarci. Certo, condivido. Notate la differenza, perché contro l'Espagnol in Coppa del Re e in Liga abbiamo fatto 0-0 e 0-2, perché comunque l'Espagnol si era preparata la stessa partita in Liga così come in Coppa, però con la variante Arda, che facendo un tipo di gioco diverso, diciamo più improntato ad agire
sulla 20 metri, sulla 16 metri, ha fatto sì che